voi siete veramente cattivi, ma cattivi cattivi! Uri, che fa? Via, ora fammi la scantella, eh! E che c'è da fare? Ora mi rompi il frigorifero. Il vero problema è che io vi assecondo anche. Ah, chiquita banana, banana, chiquita banana, banana, chiquita banana, banana, chiquita banana, chiquita banana, chiquita banana, banana, basta, 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 basta. Ragazzi, questa è Apni e bentornati. Ma che cazzo? Scusa regia, va bene se dico... Ok. Buondì ragazzi, questa è Apni e bentornati finalmente in questo Q&A. Io credo siano tipo 2 mesi che non ne faccio uno, quindi immagino non vediate l'ora di farlo. Prima di cominciare però volevo farvi vedere un piccolo pensiero che mi ha fatto un ragazzo di Taranto di nome Jacopo, che saluto veramente col cuore e che ringrazio tantissimo, che mi ha inviato questo disegno, vedete? Non so se si vede bene, vedete qua c'è il Blue Yeti, Stepney, io con le Logitech, vedete che le cuffie sono le mie, le Logitech, guardate bene. Mi ha fatto gli occhi azzurri, non ho gli occhi azzurri però no, non importa, sì, è il pensiero che conta. Poi qui c'è il Creeper, qui ci sono i Big Money di YouTube, YouTube Money, Big Money. E mi ha scritto Step, l'intromontabile su Minecraft. Meglio di PewDiePie, questo è un onore sentirmelo dire. Guarda, io veramente sono senza parole. Mi hai ravvivato la giornata quando mi è arrivata questa busta. Ti ringrazio davvero, sono queste piccole cose, questi piccoli gesti che mi fanno continuare ad andare avanti, perché so quanto non esista distanza quando si tratta di YouTube. Quindi niente, grazie. Direi di iniziare subito con la prima domanda. Giovanni mi chiede: quale gioco che ancora non è uscito attendi di più? Semplicissimo, The Division. Io voglio giocare a Tom Clancy's The Division. Se non sapete cos'è, è una sorta di survival ambientato in un'intera città, a New York. Gli sviluppatori dicono che hanno rappresentato tutta la città di New York, quindi potrete visitare posti ovunque. Ed è un survival, quindi dovrete sopravvivere cercando, non so, munizioni, cibo, eccetera. Quindi non vedo veramente l'ora che esca questo gioco. Non so di preciso quando è la data di uscita, ma non credo si sappia ancora. Sicuramente sarà per next gen, quindi io lo prenderò per PlayStation 4. Perché sì, se l'avete visto, mi è arrivata la PlayStation 4. Andrea mi fa una domanda molto sentimentale: quando hai lasciato YouTube, come ti sentivi? Ti siamo mancati? È un tasto un po' dolente, perché effettivamente YouTube ha sempre fatto parte ormai negli ultimi anni della mia giornata. E tornare a casa e non avere da registrare un video, non avere da leggere dei commenti, dei messaggi, era purtroppo un pezzo di giornata che mi mancava. Quindi sì, mi siete mancati veramente tanto, sono contento di essere tornato e ho tantissimi progetti. Arrivate in fondo a questo Q&A perché ci sarà un sorpresone, una notizia incredibile. No, veramente una bellissima notizia, penso, per tutti voi e anche per me. E quindi come mi sentivo? Mi sentivo incompleto. Incompleto è la parola giusta, perché fa parte della mia vita e spero che continui a farlo ancora per molto tempo. Giuseppe mi chiede: ma se la valigia si porta, perché la porta non si valigia? Questo lo dici tu. Volevo dimostrare che una porta si può valigiare. Valigiare. Svaligiare. Perché la valigia si porta ma la porta non si valigia? Via su, allora rimettiamola a posto. Ok, credo di averti dimostrato che una porta si può valigiare. O almeno sul canale di Stepney si può. Domi mi chiede: farai mai un interale? Farai mai un farai mai. Ma che cazzo, è così difficile dire la prova farai? Farai? In futuro farai anche un'altra intervista a qualche tuo parente? Non lo so, perché potrei farlo. Perché tutto sommato le interviste precedenti erano buffe, perché erano i miei nonni, era più divertente farlo. Però volendo potrei farla alla mia sorella, volendo.
potremmo fare un'intervista a mia sorella. Ok, se questo video raggiunge 2000 mi piace, intervista a mia sorella. Andata, andata. Ali Helcasti mi chiede: sei fidanzato o sposato? Ovviamente sposato. Vuoi tu, Stephanie, prenderli come tua legittima sposa, per onorarla, gratificarla, aggiornarla, giocarla, la qui presente console di nuova generazione, PlayStation 4? Lo voglio. Vuoi tu, PlayStation 4, prendere come tuo legittimo sposo, signor Stefano Lepri, anche detto Steppe, per onorarlo, rispettarlo, farlo vincere, fargli fare i video e farlo divertire finché l'ed della morte non vi separi? Sì, la voglia! Molto bene, può baciare la sposa. No, dai, a parte le cazzate, sono fidanzato ormai da circa 2 anni, fra alti e bassi, sì, diciamo così, e sono molto felice di stare con la mia ragazza, la amo, quindi se stai guardando questo video sappi che ti amo. Tanto la mia ragazza non guarda i miei video, quindi non saprà mai che la amo. No, non è vero, io lo dico sempre, però dovresti guardare più volte i miei video. Vedi quanto sono carino e gentile. Alex mi chiede: da quale gioco che hai comprato sei rimasto deluso? Bella Steps, è un mito, grazie. Bella Alex. Allora, io mi ricordo, tantissimi anni fa, comprai un giochino fogatissimo. Questo giochino si chiamava Dungeon Siege, ok? Era tipo un RPG per il computer, bene. Arrivai a casa e lo installai nel computer subito, velocissimo, fogatissimo ero. Fatto sta che il mio computer faceva abbastanza cagare e non reggeva i requisiti di quel gioco. E quindi vi giuro sulla mia vita, non ho mai giocato a quel gioco. È stata la delusione più grande della mia vita. Fogatissimo, per poi vederlo svanire. Ora non so più, forse... Aspettate un attimo. Forse lo trovo qua giù, Forse ce l'ho ancora, ragazzi. Eccolo qua, l'ho trovato. Dungeon Siege. Porca miseria, ero super fogato per giocare a questo gioco. Vedete, c'erano i mostri dietro. Non ci ho mai giocato. Guarda, c'è ancora il product K che vi copro, perché magari un giorno mi prende lo scribizzo e ci rigio. Chi lo sa. Gianluca mi chiede: pensi di avere delle responsabilità verso la batteria della telecamera? Gianluca mi chiede, che responsabilità pensi di avere verso di noi? Bella Step, sempre forte. Bella Gianluca, allora. Il telefono squilla e tu che fai? Mamma, rispondi. Pronto. Brava. Sì, senz'altro, credo di avere tantissime responsabilità verso di voi. Perché sapendo che ci sono, o almeno un tempo forse, ci sono state oltre 30.000 persone che aspettavano almeno il giorno dopo un mio video, questo mi spinge a dire: cazzo, Step, devi per forza rimboccarti le maniche e dare a Cesare quel che è di Cesare. Ed intrattenere tutti questi ragazzi, perché io penso che avere, tra virgolette, un idolo nella vita sia importante. Avere una persona da seguire, a cui ispirarsi, sia importante. E se molti di voi hanno scelto me, non so se è così, comunque, cioè, vedendo questa cosa, ragazzi, a me... un po' altro che aprirsi il cuore, cioè io sono il settimo cielo. E quasi spesso non mi sembra vero ancora di essere qui, nonostante io sia piccolissimo ancora nel mondo di YouTube. Però sì, penso di avere tantissime responsabilità per quanto riguarda la costanza, rispettare i miei impegni, quindi vi chiedo ancora una volta scusa per il casino, tra virgolette, che è successo da dicembre a gennaio. Però purtroppo spero di starmi fando, lui si sta fando. Cos'è? Cosa parli? Dove vai? Che cazzo ci fai in Italia? Spero che mi stiate perdonando. Spero di avervi fatto capire che mi è dispiaciuto e che ho tanta voglia di ripartire. Vi voglio bene. Però se non mettete like, mi fate in c***o. Però vi voglio bene, giuro. Guido mi fa una domanda per la quale sono morte 3 persone in Turkmenistan. Le melanzane sono sempre melanzane anche quando non le vediamo? Terrificante, cazzo. Eccoci giunti a una domanda alla quale volevo assolutamente rispondere e arrivare. Avevo quasi pensato di farci un vlog a parte, poi ho visto che c'era questa domanda e ne ho approfittato immediatamente. Giovanni mi chiede: ricomincerai mai a fare ogni giorno un nuovo video? Oh, rullo di tamburi. Sì.
Sì, ricominceremo, ragazzi. Allora, ecco qua il piano. E così ci allego anche alla prossima domanda. Da lunedì, ragazzi, ricominceremo ad essere inattivi. Perché inattivi? Ma quando parlo? Chi me le passa le parole? Una scimmia senza piedi e senza mani. Da lunedì cancelleremo il periodo di inattività. Ripartiremo al 100%. Ogni giorno ci sarà un nuovo video sul canale e anche il canale secondario ripartirà con dei gameplay. Ricomincerà il vecchio Road to Commander. Inizieranno tante serie secondarie che mischierò tra primo e secondo canale. Un piccolo compromesso però: il fine settimana mi è molto più difficile caricarvi un video al giorno sia sul primo che sul secondo canale. Quindi è probabile che magari il fine settimana avrete un video il sabato sul primo e un video la domenica sul secondo. Però per il resto dei giorni, ogni giorno video, video su video, miliardi di video. Quindi se questa cosa vi piace, spolliciate, perché lo sapete bene, i pollicioni in su sono una delle cose che più adoro. Se avevate degli amici che mi seguivano, non mi seguono più, condividetegli il video, ditegli: Stepney questa volta è tornato con i controcazzi e con i controcoglioni. Ultima ma intensissima domanda. Stepney, vuoi fare un indovinello con noi? Facciamo questo indovinello. Cos'è rossa ma ha lo stesso odore della vernice blu? Cos'è rossa ma ha lo stesso odore della vernice blu? Rossa, vernice blu. È rossa ma ha lo stesso odore della vernice blu. Porca miseria. E sai? Lo sapevo, ma me lo ricordavo. Gatto, te lo sai? Te lo sai? Te lo sai cos'è? Ce l'ho. Dicelo. Il maestro! No, il maestro no. Non può essere il maestro. Che shock! Lo chiediamo ad Anima. Anima, ascolta, i miei iscritti mi fanno una domanda. Mi chiedono: cos'è il rosso ma ha lo stesso colore? No, aspetta. Porco Dio, aspetta, me la sono dimenticata. Ma è un video, stai facendo? Sì, sì. Cos'è il rossa ma ha lo stesso odore della vernice blu? Sto cazzo, non lo so. È più semplice di quello che credi. Allora, è rosso ma ha lo stesso odore della vernice blu. Sì. Sì, la risposta non cambia. Era boh prima e boh adesso, quindi... La vernice rossa, Anima, la vernice rossa. Ah, era la risposta? Vedrai. Vabbè, entra a bocchetto, non vale. Ma che cazzo ne so cosa si fumano. Ma non fa il culo di dare la domanda. No, poveraccio, no. No, va bene, dai, saluta. Ciao, Stepniani. Bella. Ok, allora, ragazzi, questo Q&A è terminato. Io spero veramente che vi sia piaciuto. Anche le notizie contenenti vi siano piaciute. Noi ci vediamo allora da lunedì. Da lunedì abbiamo detto ogni giorno un nuovo video. Quindi dirò: noi ci vediamo lunedì con un prossimo video. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Qua da sempre è tutto.